Loca non trova posto, veramente. Allora, in questo momento è entrata e dunque la mossa è valida, è partita la giraffa. La giraffa va al primo San Martino con Titti Abbasantesa, c'è la giraffa davanti, poi Bruco, la pantera, quindi Loca va giù a San Martino e dunque la pantera va avanti, è caduto Titti, pantera davanti al primo casato, sta per chiudere il primo giro, caduta anche Loca, dunque due cavalli scossi, pantera davanti, quando siamo esattamente a metà palio, si avvicina al secondo San Martino, c'è la pantera davanti al Bruco, pantera lo in controllo, scosso dell'Oca. Sì, poi c'è lo scosso dell'Oca in questo momento con la torre, pantera sempre avanti, pantera al secondo casato con un buon vantaggio, pantera in controllo al secondo casato, scompiglio e andebola, cominciano l'ultimo giro, alle spalle il Bruco, poi lo scosso dell'Oca, quindi la torre, l'ultimo San Martino affrontato in controllo, anche se la distanza va giù, oddio, lo scosso dell'Oca, c'è Loca davanti con la torre che prova a ritornare, torre Oca all'ultima curva, Oca davanti alla torre, va giù anche la torre, dunque vince il cavallo scosso dell'Oca, clamoroso con la pantera che era avanti in pratica fino all'ultimo San Martino. Incredibile, la pantera è scivolata quando stava portando in porto il palio, il cavallo scosso dell'Oca che veniva fortissimo, l'avevamo detto e visto, la torre ha provato all'ultimo momento al casato a entrare di dentro, ma ovviamente il cavallo ha chiuso la traiettoria, la torre è caduta e l'Oca dopo 4 anni di assenza torna in piazza e vince scossa come le era accaduto nel 1949, se non mi sbaglio, scusate il momento. Seconda vittoria per Zio Frac in 4 pali, un palio che ha vissuto dopo ovviamente una mossa particolarmente complicata, 4 momenti diversi, il momento in cui Titti sembrava in fuga, sembrava poter andare a vincere il suo 6° palio, poi la caduta, poi un lungo controllo della pantera che ha chiuso il secondo giro in controllo, poi però la caduta c'è stata.